Luca e Ivana stanno insieme? La modella fa una confessione sull'ex fidanzato. Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme dopo il Grande Fratello VIP? La confessione della modella. Luca e Ivana stanno insieme oppure no? Da quando è finito il Grande Fratello VIP sono tanti i fan che vogliono sapere di più sul legame tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca. I due continuano a vedersi dopo la fine del reality show ma preferiscono tacere sulla natura dei loro sentimenti. Keke ha parlato di una notte di passione tra i ragazzi ma entrambi tengono le bocce cucite sul pettegolezzo. Intervistata dal settimanale Eva 3000, la confidente di Giulia Dell'Ellis ha ribadito per l'ennesima volta che l'ex fidanzato di Soleil Sorge non è nulla di più di un amico. Anche se Ivana è pronta a lasciare la porta aperta e a vedere come evolverà questo rapporto con Mister Italia. Le ultime dichiarazioni di Ivana Mrazova su Luca Onestini. Io e Luca abbiamo un rapporto bellissimo di amicizia. Tutti ci chiedono se siamo fidanzati, ma non lo siamo. Viviamo giorno per giorno e vediamo che succederà, ha spiegato Ivana Mrazova alla rivista di Cronaca Rosa. La terza classificata della seconda edizione del Grande Fratello VIP ha pure fornito nuovi dettagli sulla storia ormai finita con Alessandro, il suo ex fidanzato. Come noto, Ivana ha lasciato il giovane appena uscita dalla casa di Cinecittà. La nostra era solo una frequentazione. Stavamo insieme da 5 mesi e mezzo ma già mentre ero nella casa avevo capito che per Alessandro non sentivo più ciò che avrei dovuto sentire. Non l'ho detto a nessuno perché volevo portargli rispetto. Così, appena uscita, ci siamo confrontati faccia a faccia e ho deciso di mettere fine alla nostra storia, ha rivelato la valletta del Festival di Sanremo 2012. Ivana Mrazova commenta il comportamento di Cecilia Rodriguez. Un atteggiamento, quello di Ivana Mrazova, ben diverso da quello di Cecilia Rodriguez che ha lasciato in diretta TV il fidanzato Francesco Monte per iniziare una nuova storia con Ignazio Moser. Che tra Keke e Naco ci fosse qualcosa era evidente. Non giudico le sue scelte, è giusto che ognuno faccia quello che sente giusto per sé. Rispetto Cecilia e le auguro il meglio, ha sentenziato Ivana.